ovviamente che anche questa esperienza possa diventare, possa essere, possa incarnare, insomma, uno dei tanti elementi della nostra identità culturale. Quindi, insomma, per noi è una scommessa questa, non soltanto per il presente, ma anche per il futuro. E poi l'abbiamo accolta anche perché ci darà modo di conoscere persone che frequenteranno l'attività e che hanno degli interessi finora diversi forse rispetto a quelli a che eravamo abituati ad incontrare, no? Le persone che eravamo e che siamo abituati ad incontrare, che hanno interessi per la musica, per il teatro, per attività per le quali Montepulciano è conosciuto non soltanto in Italia, ma in Europa e nel mondo. E quindi, insomma, questi contenuti e questo nuovo arricchimento ovviamente ci ha spinto a scegliere come nostri partner i maestri fuori classe. E niente, io finisco qui anche perché insomma non voglio tediarvi, voi siete qui per un motivo e per una persona ben precisa, quindi la finisco qui e mi scuso veramente se presto dovrò riscappare e attraversare la piazza di nuovo. Grazie. Grazie Lucia, grazie. Allora io aggiungo solo qualche altra parola per spiegare e per aiutare a comprendere che cos'è maestri fuori classe, poi lascerò la parola a Padre Natale Brescianini per la sua relazione. 4 anni fa nasceva Maestri fuori classe in Calabria. Maestri fuori classe nasce dall'idea di creare un luogo fisico e mentale dove incontrarsi. Dove incontrarsi non solo fra le persone, ma incontrare le idee, i concetti, i temi, gli argomenti che attraversano le nostre società o la nostra società. Noi siamo abituati a ragionare per campanili, per quadrati, si diceva prima, no? Per metri quadrati, ognuno ha il suo metro quadrato. Questo è un po' il limite della nostra realtà. L'isolamento e l'individualizzazione. Noi dobbiamo ritornare a un'idea di comunità. Non a caso Padre Natale Brescianini apre oggi il festival. 4 anni fa Maestri Fuori Classe aveva l'idea di creare un'intergenerazionalità, un'interdisciplinarietà, non un festival dedicato a una materia che può essere la letteratura, la filosofia, la religione, la storia, ma un festival interculturale, interdisciplinare. E noi siamo veramente fieri e orgogliosi di farlo qui in Toscana. E veramente ringrazio sempre l'amministrazione comunale tutta, i funzionari del comune che ci hanno permesso di essere qui oggi e sono particolarmente lieto di farlo in Toscana. Io mi sono svezzato in Toscana, io sono calabrese di origine, ma mi sono svezzato a Firenze dove ho studiato 3 anni e dove ho sentito la mia cultura rinascere. Da calabrotto provinciale io a Firenze sono rinato. E sono contento di esserci ritornato. Andrò da Roma, andrò a vivere in Umbria, quindi la mia è una continua evoluzione, una continua rivoluzione. E ieri, stamattina, anzi, facendo le prove tecniche, vi dico questa cosa, ma spero di non interessarvi abbastanza. Parlavo con Marco, Marco è quel signore che vedete lì alla regia. Facendo le prove, io parlavo di che cos'è, perché Carmine, che non c'è, mi diceva: ma che cos'è questo Festival Maestri Fuori Classe? E allora ho cominciato a raccontare che cos'è Maestri Fuori Classe e a chi si rivolge, non agli insegnanti, non agli studenti, non agli imprenditori, ma si rivolge a tutti, si rivolge alle persone che sentono o non sono ancora consapevoli che devono continuare ad apprendere. Che devono continuare ad apprendere se vogliono stare un po' in linea con la vita che cambia. La vita cambia a una velocità incredibile. Ora non è che noi dobbiamo essere al corrente di tutti gli sviluppi, la tecnologia, le evoluzioni, ma dobbiamo sapere interpretare la nostra realtà in relazione alla vita che ci sta intorno, al mondo che ci sta intorno. Quindi il migliore equilibrio possibile fra noi e il mondo che ci circonda, fra noi e gli altri. E poi dicevo, noi lo facciamo prevalentemente in azienda, ma anche per gli studenti, i giovani che vogliono. Allora Marco dice: ma allora ci trovate lavoro? No. Però facciamo quelle cose che possono essere utili a posizionarsi meglio sul mercato. Perché
perché oggi noi passiamo dalla scuola al mondo del lavoro in una maniera assolutamente inconsapevole. C'è un gap fra l'uscita dalla scuola e il mondo del lavoro che ancora non si riesce a colmare. Noi nel nostro piccolo ci stiamo provando, portare le persone a essere più consapevoli delle proprie capacità, delle proprie competenze, per metterlo in relazione a quello che è il mio telefono che squilla, il mio figlio che ha il... è qui, e che ha il dono di cogliere veramente quando telefonare. E sapete che, sapete che nel telefono c'è quel divieto, no, di far passare telefonate, però passano solo due persone, il figlio e la moglie. Allora la moglie è qui e il figlio non è qui, è qui. Quindi, detto questo, ritorno a dire che quello che facciamo noi non serve a niente, ma forse è utile e alcune volte è indispensabile, oltre che necessario. Quindi io vi do il benvenuto, vi dico solo una cosa, ognuno ha la sua responsabilità, quindi se questo festival vogliamo far crescere, dipende da quello che faremo ognuno di noi, non quello che faremo noi di Creo o di Maestri Fuori Classe, o quello che farà il Comune, o quello che faranno i relatori giorno per giorno, dipenderà da quello che farete anche voi, parlandone, se vi piace quello che avete visto, che state per vedere, che avete fatto oggi al laboratorio, domani, parlatene, perché è il mezzo più sicuro. Noi facciamo pubblicità, comunicazione, però se vi piace quello che facciamo, aiutateci a farlo meglio. Grazie per essere qui e do la parola a Padre Natale Brescianini, che ringrazio perché, io ti ho visto 6 anni fa a Roma, in un incontro di coach internazionali. No, ti ho visto e ti ho sentito e ho detto io lui appena possibile lo devo invitare ed eccoti qui. Quindi grazie, a te la parola. Allora, Natale parlerà per circa 1 ora e 45 minuti, quanto vorrà lui, poi a voi le domande. Okay. Anche meno, vediamo un po' come va la palpebra, vi tengo d'occhio. E... Prima di cominciare, ma visto che siamo in un numero tranquillo, mi dite almeno il nome e da dove venite, cosa fate? Jacopo. Ingegneri. Sapete che gli ingegneri sono... Il mio amico ingegnere mi dice, guarda che un ingegnere non vive, un ingegnere funziona. Quindi ricordalo quando parli agli ingegneri, quindi devo stare attento a Jacopo stasera. Tutti ingegneri? Cioè no, cioè qua. Marco idea. No, Marco. E il tuo nome? Luisa. Va bene, un attimo. Luciano hai detto? Luciano. Di cosa? Scusa. Lingue, va bene. Cosa commerci? Di... Ah, bello. Il tuo nome mi ripeti? Roberta. Da? Arezzo, ah ok, Arezzo. Beh, Camaldoli, io sono camaldolese, quindi... Siamo lì, siamo da provincia. Anche se io abito, sono a Fano. Insegnante. Sei di? Montepulciano, ok. Puoi metterti anche qui in prima fila se vuoi, che c'è un posto. Montepulciano. Ok. Ottimo. Grazie Filomena. Bello, Emanuela impresentabile, Marzia pure. Ok. Non sei al consiglio anche tu, no? Sei scappata fuori. Vai.
bello. Di che azienda, di cosa ti occupi? Comunicazione. Beh, dove Francesco, anche lui impresentabile, quindi. Ma abbiamo finito il giro, è stato l'assessore, l'abbiamo conosciuto prima, loro li ho conosciuti prima, quelli che sono dietro le quinte, a fare in modo che tutto giri. Bene, anche io mi dico, prego, si deve presentare anche lei perché l'hanno fatto tutti, quindi. Di schianto. Marco Rossi, c'ha un nome proprio così. È di qui? Di qui? Ah. E cosa fa di bello a Chianciano? Oh, perfetto, una specie in via di estinzione ormai. Perfetto. Allora, adesso mi presento anch'io così poi comincio un po' a dirvi due cose. Ecco, beh, innanzitutto, non sono qui a insegnare niente a nessuno, ma voglio condividere con voi alcuni pensieri che in questi anni frullano un po' nella mia testa. Allora, come capite dalla mia parlata, io sono bresciano di origine, classe 71, non so se qualcuno è attorno a quell'età lì. E, io ho una formazione puramente umanistica, nel senso che sono entrato in seminario a Brescia quando avevo 12 anni, quindi ho fatto le scuole medie, le superiori, ho fatto il liceo classico. Qualcuno ha fatto il liceo classico qui? Ma che bello, perché chi ha fatto il liceo classico ha il compito di salvare il mondo, questo è il nostro compito. Ecco, sì, abbiamo questo compito, non c'è niente da fare. E, no, lo dico per giustificare i miei 5 anni di liceo classico, solo per quello. L'avrei fatto volentieri lo scientifico. E, non l'ingegnere, però. Mai. Allora, ho fatto il liceo classico, faccio teologia e poi quando ho 25 anni voglio dare una svolta alla mia vita e passo dal seminario al monastero. Pensate che faccio una parola. Colpo di genio, ed entro nella comunità che c'è a Bardolino sul lago di Garda, l'eremo di San Giorgio, che appunto sono monaci benedettini, siamo camaldolesi, siamo una riforma del mondo benedettino. Lì faccio tutta l'altra formazione, postulandato, noviziato, poi completo gli studi di teologia a Sant'Anselmo a Roma, dove c'è l'università dei benedettini, quindi dal 98 al 2001. Poi rientro in comunità, nel 2003 faccio quella che è chiamata la professione solenne, quindi divento monaco a tutti gli effetti. Poi la mia comunità mi dice, guarda, fai questa esperienza, vai un anno in California. Qualche volta l'obbedienza costa e uno prende. Perché noi abbiamo due case, due monasteri in California, uno a Berkeley e l'altro a Big Sur, che è a metà strada lungo la costa tra Los Angeles e San Francisco. Quindi passo un anno in California e da Monaco, anche se. Però ho preso la multa in seguito dal CIPS con la moto a San Francisco, quindi mi sembrava di essere nei telefilm nostri della nostra generazione. Rientro dalla California e chiedo io di fare un'esperienza, chiedo appunto di mettermi in gioco in un mondo dove io non ero mai cresciuto e quindi chiedo di fare un'esperienza lavorativa. Casualmente, anche se per me il caso non esiste, in quel periodo era appunto il 2000 e sono rientrato nel 2004, all'eremo di San Giorgio a Bardolino saliva un imprenditore che si chiama Luciano, a cui dedico tutti i miei interventi, anche perché lui no, ormai non c'è più. E gli dissi, guarda Luciano, io voglio fare questa esperienza di lavoro perché appunto sono sempre cresciuto o in seminario o in parrocchia o in monastero, voglio mettermi un po' in gioco. E lui mi dice, guarda, vieni da me, guarda, io Luciano non so fare niente, io a malapena leggo, giro i libri. E mi fa, non preoccuparti, ti insegno tutto io. E allora ho fatto questi 2 anni di impresa lì nel Veronese, quindi venendo a contatto con questo mondo del lavoro, la formazione, perché poi in quel periodo l'azienda si era allargata, quindi hanno chiamato i consulenti per risistemare un po' le cose. Lui Luciano, siccome era il classico imprenditore del Nord-Est, lui dice io devo vendere, quindi tu Natale che hai fatto queste cose un po' umanistiche, segui tu queste robe qua che io non ci capisco niente. Allora, io facevo da tramite. E quindi, mentre facevamo questi corsi di formazione con i consulenti, alcuni pensieri mi venivano. Poi ho detto, vabbè, io l'unica cosa che so fare è a volte male è leggere libri, quindi vabbè, dico, vado una sera in libreria, vado in sessione economia e management, troverò qualcosa che mi aiuta un po'. Allora vado, economia e management era il 2006, e entro a Verona in questa libreria e c'è questo libro lì, così proprio girato così, non era neanche di proprio così, intitolato L'organizzazione perfetta. La regola di San Benedetto, una saggezza antica al servizio dell'impresa moderna. Cavolo, allora quelle cose che ho per la testa non sono poi così campate per aria. Poi leggo il libro, faccio e contatto questo consulente che aveva scritto questo libro e da allora, appunto dal 2007 più o meno, appunto, mi occupo soprattutto ecco, di incontrare il mondo del lavoro ecco, a vari livelli, da chi comanda, chi magari invece ha livelli più bassi di appartenenza all'organizzazione, per cercare un po' ecco, di farli riflettere. Ecco, quello che vi dirò stasera, ecco, anche partendo dal titolo, io cercherò di commentare, è talmente lungo il titolo che commentando quello mi passa già l'ora.
Ecco, sono un po' questi pensieri e poi, come dicevo prima nell'intervista, dopo alcuni anni che stavo facendo il formatore, cominciava ad arrivare questa parola coaching, no? Perché poi tutto quello che parte dagli Stati Uniti poi piano piano arriva anche in Italia. E anche lì ero, perché io poi ecco, nel 2007 mi sono trasferito, mi hanno chiesto di scendere a Fano, nelle Marche, all'eremo di Montegiove, dove mi trovo attualmente, per dare una mano alla comunità. Eravamo lì a fare un incontro su un po' questi temi, e appunto io durante la pausa caffè parlavamo di coaching eccetera, e c'era lì un signore che è Alessandro Pannitti, con cui io anche ho scritto un paio di libri, che mi dice: guarda, io ho una società di coaching, vieni così ti formi. E poi tra l'altro era Senigallia, quindi a mezz'oretta da me, quindi tutto torna. E ho fatto anche questo corso per appunto capire un po', anche come dicevo prima nell'intervista, in fondo nella mia tradizione abbiamo sempre avuto quello che è chiamato la figura del padre spirituale o della madre spirituale, no? Qualcuno che si affianca a un'altra e lo fa, e la fa crescere. Questa è un po' l'introduzione per capire un po', ecco, di quale morte dovrete morire ascoltandomi. Perché mi piace molto quel titolo? No? Un'altra cosa, voi a Bibbia come state? Così mi do. Regola di San Benedetto? Quindi io stasera vi posso dire qualsiasi cosa che voi la prendete buona, insomma, la prendete come vera, vabbè, al di là delle battute. Io ecco, sono un po' di parte, nel senso farò riferimento un po' a quello che conosco, però ecco, in maniera molto tranquilla e semplice, insomma, senza avere nessun tipo di pretesa. Allora, mi piace molto quel versetto, perché sì, il primo libro della Bibbia cristiana, no, che è la Genesi, c'è un bellissimo versetto, che dice, capitolo 2, versetto 15 mi pare, dice: Dio pose l'essere umano nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi è un impegno che Dio dà a ogni essere umano: io ti metto nel giardino, devi lavorare, devi coltivarlo e custodirlo. E nella mia tradizione benedettina sono due i giardini in cui Dio ci ha messi. Uno, il primo, siamo noi stessi, quanto persone, come esseri umani, e il secondo è l'ambiente che viviamo, no? Gli spazi, i tempi, le relazioni che noi viviamo. Ecco, possono diventare un paradiso o un inferno a seconda di come ce la giochiamo. Quindi ancora prima che pensare all'aldilà, a me interessa molto, ora non andate in giro a dire che avete incontrato un monaco che non crede nell'aldilà, se no mi rovinate la carriera ecclesiastica, mi raccomando, io ci credo, però comunque anche l'aldilà, anche per chi ci crede, te lo giochi nell'aldiquà, abbiamo solo questa possibilità. Quindi questa capacità di fare in modo che noi stessi e le nostre relazioni siano appunto fioriscano. Io ho messo questo tema, nella filosofia greca c'era questo bellissimo, la felicità era la eudaimonia, no? la fioritura della persona. Ecco, cercherò di brevemente, una mezz'oretta, poi insomma mi piacerebbe anche un po' così fare un po' più un dialogo con voi, ecco, capire come noi possiamo, ecco, fare, quali sono alcuni possibili strumenti per coltivare con noi stessi e anche l'ambiente che abbiamo attorno a noi. Allora, il primo giardino, dicevo, è questo, siamo noi stessi. Ecco, anche qui io, appunto, sempre per giustificare i miei 5 anni di liceo classico, a me piace pensare all'essere umano proprio il termine persona. E il termine persona dal latino deriva a questo tema, a questo suono, è personare, ha a che fare con la musica. Quindi noi siamo persone quando personiamo, quindi appunto quando emettiamo vibrazioni, no? Quindi noi ogni volta che facciamo un'azione, compiamo una scelta, dobbiamo chiederci che cosa è che fa vibrare dentro di me e poi che cosa è che fa vibrare nei confronti degli altri, no? E poi l'altro tema molto interessante, l'altra parola dal greco è prosopa, che è la maschera. Era la maschera che l'attore, durante gli spettacoli greci si dice, sì, ho fatto il liceo classico, ma sbaglio l'italiano così, durante appunto gli spettacoli, appunto, indossava per due motivi. Uno, perché amplificava la voce. A quei tempi non c'erano i microfoni, però dovevano sentire, anche l'ultimo spettatore all'ultimo anello doveva sentire. E il secondo motivo era che appunto identificava un personaggio. Perché appunto la maschera diceva per identificare qual era l'azione che doveva compiere. Ora, se noi ritorniamo, cerchiamo di attualizzare un po' queste due definizioni. Appunto, la prima è: se siamo persone che vibriamo, dobbiamo chiederci che cosa facciamo vibrare in noi e negli altri una volta che scegliamo. Ma il tema della maschera, se noi ci pensiamo bene, durante la nostra giornata noi, tra virgolette, indossiamo delle maschere oppure dei ruoli, no? Ci alziamo al mattino e magari siamo, che ne so,
mariti, mogli o partner, non so quale sia la vostra situazione relazionale, e poi magari scendiamo e ci papà e mamme perché abbiamo i figli, e poi entriamo in azienda o al lavoro e abbiamo il nostro ruolo, il nostro compito, poi magari ci iscriviamo a inglese perché dobbiamo parlare inglese, diventiamo studenti. Durante la giornata noi continuiamo a togliere e a indossare maschere e dobbiamo chiederci: ma questa maschera nasconde qualcosa di me, mi copre oppure esalta quello che io sono? Vi faccio riferimenti magari un po' al mondo del lavoro perché è quello che conosco di più. Alcuni miei colleghi coach, non so se anche te capita, magari quando incontri qualche alto dirigente di qualche azienda, dopo un po' di confidenze, cos'è che ti portano? Ti portano la scatoletta con tutte le pastiglie che prendono. Perché? Perché non dormono, perché non digeriscono, perché hanno la depressione, o sono depressi o hanno la pressione alta e quelle cose lì. Poi se tirano di coca non te lo dicono, però lo scopri. Perché questo? Perché il loro stile di vita è diverso rispetto a quello che loro sono veramente. C'è dissonanza, c'è un gap che devono colmare e lo colmano spesso e volentieri con le pastiglie, no? Ecco. Quindi quanto la nostra crescita anche professionale è in sintonia veramente con la nostra crescita personale. Io credo che il lavoro bello del coach è proprio questo, no? Fare in modo che la vita di una persona, quello che fa, sia allineato con quello che uno è. Perché io posso vincere anche l'Oscar, visto che adesso c'è il Leone, abbiamo fatto settimana scorsa, questa settimana a Venezia, il Leone d'Oro come miglior attore protagonista, ma una volta che il film è finito, io non c'entro più niente con quel personaggio. Guarda che c'è in giro molta gente, no, che è così, fa delle cose, ma poi la sua vita è tutt'altro rispetto a quello che fa. E poi anche prendersi cura di queste cose, siamo qui nella settimana della cura, credo sia importante, no, questo. Quindi, se questo è il tema della, appunto, questo, l'essere persona che risuona, che cosa deve risuonare? Io qui gioco facile perché mi rifaccio al mio motto benedettino che vi hanno venduto come Oret Labora. In verità, il vero motto benedettino un po' più completo è Ora et lege et labora, prega e studia e lavora. Perché dietro questa idea di questo motto c'è anche un'idea di essere umano come corpo, mente e spirito. Secondo voi, a parte quelli che mi hanno sentito durante l'intervista che non possono rispondere, qual è la parola più importante di questo motto? Ora, chi dice la preghiera? Filomena, tu Filomena, giusto il nome? Sì. La preghiera, l'unica, lo studio, le studentesse studio, il lavoro nessuno perché avrà il lavoro. In verità la parola più importante non è né l'ora, né il legge, né il labora, ma è quella et. Cioè tieni assieme queste tre dimensioni, perché tutte le volte che noi le separiamo o ne privilegiamo una rispetto all'altra succedono casini. Infatti Benedetto nella sua regola non fa altro che organizzare la giornata del monaco affinché il monaco possa prendersi cura del suo corpo, della sua mente e del suo spirito, anche in maniera molto concreta. Vi faccio l'esempio: voi pensate che Benedetto chissà quale insegnamenti spirituali ha detto nella sua regola? È interessante, a un certo punto dice durante la preghiera della notte, che i monaci di una volta si alzavano presto, pregavano anche di notte, no? Facevano tantissimi salmi, e a un certo punto lui dice però a un certo punto tra un salmo e l'altro lasciate un po' di spazio, perché se il monaco deve andare in bagno ha il tempo di andare in bagno. Perché no? Guardate che noi oggi, con questa storia dello smart working, c'è gente che accende il computer alle 8 la mattina, lo spegne la sera alle 8 e non va neanche in bagno. Abbiamo perso un po' sta roba qua, devi stare sempre lì così. Quindi ecco, questa capacità di tenere insieme queste tre dimensioni. Proviamo adesso a entrare un po' più nello specifico di questi tre aspetti della regola di San Benedetto, magari cercando di renderli un po' più moderni. Cominciamo dalla spiritualità. Ah, no, un'altra cosa. È talmente per noi importante questo dimensione del tenere insieme le cose, che non è vero che lo spirito è più importante del corpo. Non so se chi di voi ha frequentazione di parrocchie cattoliche, però di solito fin da piccoli ti dicono questa cosa qua, no? Che lo spirito è più importante del corpo, che non è vero, perché basterebbe che se si rompe, chi lavora in ospedale, qualcuno, l'infermiera, no? Che si rompe anche una piccola vena nel nostro cervello, un ictus, e anche il nostro spirito, io dico, va a farsi benedire perché sono un monaco, voi potete usare altre espressioni più colorite, no? Quindi non è vero che lo spirito è più importante del corpo. Torniamo allo spirito. Che cosa intendo io per spiritualità? Allora, dobbiamo evitare due eccessi quando parliamo, secondo me, di spiritualità: l'essere devoti o l'essere fondamentalisti.
Dal mio punto di vista, chi è devoto e chi è fondamentalista non è spirituale. Perché per me la spiritualità è innanzitutto la capacità di abitare le domande, non di trovare le risposte. Noi siamo troppo malati di arrivare subito alla risposta. E guardate che oggi a trovare la risposta è semplicissimo. Voi tutti avete i cellulari, andate sul famoso motore di ricerca, qualsiasi cosa digitate vi dà in 0,2 secondi 350.000 risposte. Di fronte a 350.000 risposte, cos'è che fa la differenza? È quello che io che sto cercando, oltre all'algoritmo, che perché loro mi spiegherebbero, no, c'è l'algoritmo che fa queste cose, perché sono ingegneri. No? È la domanda, e se io ho chiaro quello che sto cercando, la mia, se no è tutto uguale. Ma non una domanda qualsiasi, è importante per essere uomini e donne spirituali avere, porsi le domande di senso. E anche qui la parola senso è interessante, in italiano ha due sfumature di significato. Se io sto guidando l'auto e vedo senso unico, vuol dire che quella è la direzione che devo prendere. Se dico che una cosa ha senso per me, vuol dire che ha un significato particolare. Ecco, dobbiamo ricominciare forse a farci le domande di senso, cioè quelle domande che ci almeno aiutano a chiarire qual è il senso che vogliamo prendere, la direzione che vogliamo prendere, il significato che vogliamo dare alle nostre azioni. Perché tutti i grandi cervelloni delle varie intelligenze artificiali, del digitale, stanno andando da Papa Francesco? Ogni tanto lo leggete sui giornali, questo è stato là, Microsoft è andato, Elon Musk. Perché loro dicono, noi tecnicamente sappiamo fare delle cose pazzesche, ne potremmo fare tante. Ma noi, qualcuno ci deve dire dove vogliamo andare. Qual è il mondo che vogliamo costruire? Perché tecnicamente possiamo fare delle robe fantastiche. Quindi questa capacità, e guardate che la domanda, perché io mi considero benedettino anche se della regola di San Benedetto credo di mettere in pratica forse il 5%? Perché io non mi più stasera sì mi sono vestito un po' in maniera ufficiale, perché un terzo lo fa l'abito, un terzo la barba e un terzo quello che ho preparato. Quindi se tu hai la barba e hai l'abito, due terzi della conferenza sono pronti. Perché appunto io mi considero benedettino se, no, anche se appunto la regola concretamente metto in pratica forse il 5%, non mi vesto come dice lui, non mi alzo quando dice lui, non faccio il lavoro che diceva lui, lui ha scritto la sua regola 1500 anni fa per appunto il mondo, per Monte Cassino, quindi a metà, nel sud dell'Italia, a metà strada tra Roma e Napoli, una cultura solo contadina, non c'era l'elettricità, non conoscendo tutte queste cose qua. Perché io mi considero benedettino perché a me non interessano le risposte che Benedetto ha dato, a me interessano le domande che Benedetto aveva. Poi è chiaro che con i miei confratelli, noi a Montegiave siamo pochi, siamo tre, e cerchiamo tutti i giorni di trovare quelle risposte che possono essere utili per noi e per le persone che frequentano i nostri tempi. Quindi, poi magari, se volete, ci torneremo sull'importanza della domanda. Quindi, la spiritualità come la capacità di abitare le domande. Qual è la differenza tra un fondamentalista e un uomo, una donna spirituale che leggono lo stesso testo sacro? Perché guarda, si può essere fondamentalisti anche leggendo la Bibbia. Vi piace la frittura di pesce? Sì. E sapete che nella Bibbia c'è scritto che chi mangia la frittura di pesce deve essere ucciso. Quindi io il sabato sera potrei andare sulla costa marchigiana e tutti i ristorantini e farli fuori tutti. Vede, uno può essere fondamentalista anche leggendo la Bibbia. Ma qual è la differenza tra un fondamentalista che legge un testo sacro e un uomo e una donna spirituale che leggono lo stesso testo sacro? Che il fondamentalista trova le risposte, la donna, la persona spirituale, l'uomo e la donna spirituali si lasciano interrogare. È un'altra cosa, secondo me. Abbiamo smarcato la spiritualità, così, scusate, in 30 secondi, però poi magari ci torneremo sopra. Il legge e lo studio. Perché è importante, appunto, lo studio serve per nutrirsi di parole belle, buone, vere, per usare un concetto, no, un po' scolastico della definizione di bene. Perché è così importante? Perché ci facciamo domande? Oppure? Per conoscere? Oppure? Perché noi diventiamo le parole che diciamo e ascoltiamo. E funzioniamo, qui uso un termine ingegneristico, funzioniamo
come il fisico. Se questa sera Francesco mi ha invitato a cena, ecco, se stasera lui mi, non so chi cucina, mi devo, chi cucina? Marzia cucina, ecco. Se Marzia stasera, perché magari la conferenza non gli è piaciuta, mi butta dentro qualcosa e io stanotte sto male, no, perché mi nutro di cose nocive, è chiaro che mi ammalo. Ma anche le parole sono importanti. Io quando appunto parlo agli imprenditori dico, sapete che il mondo americano per cercare di organizzare il business, cosa ha fatto? Ha usato la metafora militare. Quando lui lancia un prodotto, fa comunicazione, la prima cosa che si chiede qual è? Qual è il target che devo colpire? No? Il target è un obiettivo che tu dici. La strategia, la tattica, conquistare fette di mercato, il tuo competitor che diventa il tuo avversario, che devi far fuori, quella tutta roba qui. Cioè abbiamo costruito un mondo così e nelle scuole, nelle business school che fanno, che sfornano i nuovi manager, ancora sono così. È chiaro che se uno continua a usare questa metafora militare, io dico guardate che dopo un po', in alcune zone dell'Italia già si fa fatica la mattina a arrivare perché non trovi parcheggio, perché litighi sulla metro, così arrivi alle 8:30, 9 in ufficio che hai già il coltello fra i denti, è chiaro che poi entri con questa aggressività, è chiaro che anche il tuo collega diventa un avversario da far fuori perché devi scalare, perché devi far carriera e lui no, è un casino. Vi faccio un altro esempio sull'importanza del linguaggio. Una volta ho fatto una giornata intera, poi se ce la faccio vi dico, approfondiamo anche questi due temi, se non corre troppo il tempo. Ho fatto una giornata sul silenzio e sull'ascolto con un gruppo di parrucchieri e parrucchiere. No, sono fondamentali, perché ora a confessarsi non si va più, così tutti mi dicono i preti e non ci va più nessuno. C'è qualche psicologo qua? No, non è nessun psicologo, costano un po' troppo. Tu vai dal parrucchiere e cioè intanto che fai tutto, no? Ti confessi, quelle cose lì. E quando parlavamo di queste cose, appunto del silenzio, del nutrirsi di parole belle, buone e vere, e lui un gestore, si chiama Salone di Bellezza adesso, non si chiama più, siamo una parola importante, mi dice, sai che hai ragione, perché dice, io apro il salone alle 9, si siede alla prima, di solito 3/4 sono donne, la prima cliente, e lui dice, e gli faccio solo una domanda, la prima domanda. Come va? E lì si aprono, no? Fiumi. E lui dice, io alle 10 sono già stanco. Ma non perché chissà che fatica ho fatto, perché appunto ho questa negatività addosso. E ora gli ho detto, scusa, ma tu allora cosa potresti fare? E lui mi dice, io potrei partire un po' più carico la mattina. Va bene, ora la mattina che cosa fai tu? E io mi alzo, faccio, e poi vado a colazione, accendo la televisione e guardo le notizie. A posto, no, dice Luciano, a posto, perché no, a posto, perché di solito c'è, la pandemia, la guerra, prima, oppure tante altre cose. No? Vedete che io, interessante, sono appunto lombardo di origine. Se voi accendete, chi abita al nord, alle 7:15 c'è su Radio 1, mi pare, il Gazzettino Padano, e io da quando sono nato, alle 7:20 ti dicono che tra Cavenago Cambiago e la barriera di Milano Est c'è coda. Sempre. Hanno fatto qui 5 corsie, non c'è soluzione. Per fortuna che hanno fatto qui la variante del Mugello, sennò prima tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, non parliamo del raccordo anulare di Roma, il vento tra Bari, Canosa, lì, quelle cose lì, no? Cioè sono questi... Nessuno ti dice, guarda che il 95% delle strade italiane è libero. Tu sei appunto a Milano e sei preoccupato perché c'è il vento a Bari e dici, ma sono 700 km. Ma tu parti così, no? In maniera molto, molto già pesante. Quindi devi partire. Perché i monaci partono con la preghiera la mattina? Perché devi partire con qualcosa che ti dia un tono. Allora quel parrucchiere disse, io faccio così, mi ha detto, spengo la televisione, perfetto, spegni la televisione, posso cominciare a leggere un buon libro oppure ascoltare buona musica. E se poi la persona che quando io gli faccio la domanda come va comincia a lamentarsi, io gli dico, guarda, io stamattina ho letto questo testo che mi è piaciuto molto, intanto che leggilo, poi magari ne parliamo. Non l'ho più rivisto, quindi non so se sta cosa ha funzionato, se ha perso i clienti, però il suo tentativo mi è piaciuto molto, no? Ecco, questa capacità
di appunto rimettere parole nuove, perché poi le parole creano la realtà. Sempre facendo degli esempi in campo economico, qualcuno di voi ha studiato economia e commercio? No? Sì, tu? Ah, brava. E tu hai il santino di Adam Smith nel portafoglio? No. Non ce l'hai? Peccato. No? Voi sapete che l'economia come noi la pensiamo, dicono nelle business school che il fondatore è questo Adam Smith che ha creato la prima cattedra di economia al mondo, eccetera, eccetera. Non è vero, perché la prima cattedra di economia al mondo è italiana. E Napoli, perfetto, vedi che la Filomena la conosce. Esatto, l'abate Genovesi fonda, lui era di Salerno però insegnava a Napoli, una cinquantina d'anni prima di Adam Smith, crea la prima cattedra di economia al mondo e la chiama economia civile. Perché la chiama economia civile? Anche qui il latino ci aiuta. Nel latino ci sono due parole per indicare la città. La prima parola è urbs e l'altra è civitas. L'urbs, diceva Cicerone, è l'unione delle pietre. Tant'è vero che anche oggi l'assessore all'urbanistica di un comune di cosa si occupa? Delle strade, dei ponti, o di cosa si dovrebbe occupare. Non so qui a Montepulciano come sono la situazione, però da noi le strade sono sempre un disastro. No? Sono registrato, quindi poi l'assessore al comune di Fano si lamenterà che vado in giro a parlare male di Fano. No, scherzo. L'URSS quindi è l'unione delle pietre, mentre diceva la civitas è l'unione delle anime, quindi delle persone. E quindi lui diceva, questo l'abate Genovesi, un'economia è civile quando non solo è al servizio delle pietre, servizi, prodotti, quelle cose lì, ma anche quando è al servizio delle anime, delle persone, delle relazioni. E allora è veramente civile. Quindi l'azienda che non è solo un attore economico, ma è anche un attore sociale, poi questo ci porterebbe a tanti... Adriano Olivetti è stato forse uno dei primi che un po' ha pensato a queste cose. No? Quindi ecco, questo aspetto appunto di queste delle parole, ecco, quindi, e lui parlava appunto dell'economia, questo abate Genovesi, di dono, di gratuità, di beni relazionali all'interno delle attività economiche. Che non vuol dire dimenticare l'aspetto, perché quando di queste cose poi qualche imprenditore si lamenta, no, non vuol dire dimenticare l'aspetto del profitto, attenzione. Il profitto è uno dei capisaldi dell'attività economica. L'ho detto prima anche nell'intervista, anche il mio eremo se non fa profitto io lo chiudo, perché noi non siamo fuori dai circuiti dell'8x1000, non siamo parrocchia, quindi nessuno di noi prende lo stipendio da parroco e quelle cose lì. Quindi se noi facciamo attività che sono redditizie lo teniamo aperto, se a Camaldoli, che di Arezzo, chiedo i soldi, mi dicono non sei capace a stare, ti chiudono, quindi è meglio dire a Camaldoli non dire nulla e andare avanti con i nostri piedi. Però ecco, forse limitare anche qui, no, quella limitare l'attività economica solo al puro profitto è un qualcosa di molto limitante, di molto parziale, che forse dobbiamo piano piano recuperare con altre dimensioni. Quindi il linguaggio è importante, perché noi diventiamo le parole che diciamo e che ascoltiamo. Terzo, quindi abbiamo smarcato anche, perfetto orario, smarcato anche il secondo, arriviamo al terzo, che è il lavoro. Il lavoro è forse la cosa più interessante nella regola di San Benedetto, perché... Lui ha due frasi molto importanti e tre parole per parlare del lavoro nella sua regola. Le due frasi, la prima è attorno al capitolo 40 e qualche cosa, dice ai monaci, soprattutto quelli, dice: guarda, se dovete fare dei lavori manuali, lavorare nei campi, non contristatevi, perché siete veramente monaci se vivete del lavoro delle vostre mani. Voi calate questa frase 1500 anni fa. Nella cultura latina in cui San Benedetto era cresciuto, chi è che lavorava? Lo schiavo. Il lavoro manuale era una cosa da schiavi. L'uomo libero, nobile, non lavorava. Andava alle terme, filosofeggiava, il famoso ozium latino, no? Queste cose qui. E le cose concrete che l'uomo nobile e libero faceva ai tempi di San Benedetto erano sostanzialmente due: o la caccia o andava in guerra. Le cose concrete, i cavalieri, cioè siamo qui in questi terreni, questi territori dove insomma si possono raccontare tante storie, no? Quindi, interessante, Benedetto dice: no, tu se vuoi essere veramente monaco, ecco, anche qui la parola monaco deriva dal greco monos, che vuol dire uno, ma non nel senso che è solo, perché come esseri umani siamo fatti per vibrare con gli altri, quindi entriamo in relazione, ma monos ne uno nel senso che è unificato, cioè che prende tutto quello che lui è,
corpo, mente e spirito e lo indirizza verso il bene. Questo è, è il significato della nostra felicità, no? Perché, per chi conosce un po' la tradizione cristiana, di solito i grandissimi santi prima sono sempre stati anche dei grandissimi disgraziati. San Francesco ne ha fatti il cotte di crude prima di diventare quello che diventa. San Paolo, anche lui. Sono state persone che a un certo punto hanno cambiato direzione. Prima si indirizzavano le cose verso il male. Ed è interessante quindi che per Benedetto anche il lavoro deve essere qualcosa che ti unifica, non che ti allontana da te stesso. Tutti i miei pensieri sono partiti quando a lavorare a Verona e l'azienda faceva e fa ancora controllo satellitare per mezzi in movimento, quindi c'è una centrale operativa che è aperta H24. E allora, sapendo che c'era questa, che qualcuno era sempre in azienda, io qualche volta il sabato e la domenica dicevo: vabbè, devo finire una roba in ufficio, vado là, tanto qualcuno che mi apre lo trovo, e mi aprivano, stavo lì un paio d'ore in ufficio, poi magari andavo a fare un giro. E mi ricordo che i primi tempi, quando i miei colleghi e le mie colleghe avevano scoperto che io andavo a lavorare anche il sabato e la domenica, mi hanno detto: no, non si fa. Perché non si fa? No, perché un conto è la vita e un conto è il lavoro. Come un conto è la vita? Eravamo nel 2004, quindi non c'era ancora la crisi del 2008, quindi c'era lavoro per tutti. Ho detto: guarda che passerai l'80, il 90% del tuo tempo al lavoro, cronologicamente, ma anche poi con la testa. Poi chi arriva, più si sale di livello e più il lavoro ti prende. Non è che tu la domenica dici: no, oggi non ci penso. No, magari la domenica sono i momenti in cui ti vengono le idee migliori per il lavoro del lunedì, no? Quindi se non trovi senso in quell'80% della tua vita, lo butti via. Quindi è questa capacità, ecco, di recuperare il momento del lavoro come un momento di unificazione di quello che noi siamo. Ma c'è un'altra fase ancora molto più forte dal mio punto di vista, che Benedetto utilizza per parlare del lavoro, quando si fa riferimento, torno al capitolo 31 mi pare, fa riferimento alla figura tecnica del cellerario, cioè qui era proprio un po' come l'amministratore delegato, era proprio quello che organizzava concretamente la vita del monastero, perché quando poi i monasteri erano diventati con tanti monaci, si erano dati un'organizzazione, l'abate, che era un po' il capo, aveva un po' più la figura un po' così di morale, insomma, di seguire, mentre il cellerario era proprio quello che organizzava tutto. E lì dice San Benedetto: tu devi trattare i beni e gli strumenti del monastero con la stessa riverenza dovuta ai vasi sacri dell'altare, cioè mette sullo stesso piano il monaco che lavora con il prete che celebra la messa. E tecnicamente messa si dice celebrazione eucaristica, l'eucaristia, eccetera. E anche qui la parola eucaristia deriva dal verbo greco eucarizzo, che vuol dire rendere grazie. Quindi nella testa di San Benedetto il lavoro è uno strumento che l'essere umano ha per rendere grazie a Dio, se uno ci crede, o alla vita. Poi noi ci siamo inventati la responsabilità sociale dell'impresa, le società for benefit, tutte quelle cose qua. Ma è chiaro che se per me il lavoro diventa uno strumento per rendere grazie alla vita, è chiaro che sto attento alle persone, sto attento all'ambiente, sto attento al territorio. Non voglio distruggere niente a nessuno, anzi voglio che appunto fiorisca. E in questa visione, quindi, come appunto il lavoro come uno strumento per rendere grazie alla vita, il lunedì non è il giorno più sfigato della settimana. Perché il lunedì è il giorno più sfigato della settimana? Perché toglie spazio e tempo a quelle cose che danno senso e significato alla mia vita e che io faccio nel weekend. No? Di solito è così. Tu lavori, cominci lunedì, no, poi di solito poi il lunedì tira dentro anche la domenica sera, no? Che di solito è la domenica della pizza al trancio, perché tu sei talmente nel mood che dici: già domani devo andare al lavoro, che non hai voglia di fare niente, no? O vai al ristorante perché così ti dai una botta di vita, oppure ti fai la pizza al trancio perché sei già sconsolato. Tu parti lunedì che sei già sconsolato e non aspetti altro che il venerdì mattina. Ah, è venerdì, no? È come quando uno va in piscina, no? Si butta sotto acqua tutta settimana, poi riemerge il venerdì, sabato e domenica, poi lunedì di nuovo sotto la testa. E invece no, uno il lunedì dovrebbe dire: no, io ho una settimana per rendere grazie alla vita tramite le cose concrete che io faccio. Per quello che poi, se quello che io faccio è in sintonia con quello che io sono, con i miei valori, con i miei desideri, con i miei sogni,
è più facile che io riesca a fare questa cosa. Se è totalmente fuori da quello che sono, ci si ammala, e guarda che proprio ci si ammala anche fisicamente. I manager che prendono le pastiglie perché si stanno ammalando. Il corpo ti sta dicendo, guarda che quella roba lì non funziona più. Siete stanchi? Mi date ancora 3 minuti? Dopo facciamo un po' di domande. Ci sono 3 parole che Benedetto poi utilizza per parlare del lavoro. L'opus, l'ars e il labor. Il labor è proprio il lavoro manuale, ars ha a che fare con l'aspetto dell'artigiano, dell'artista anche, e poi c'è l'opus, appunto, che diventa la liturgia sarebbe, no? Secondo la visione che lui ha, che vi ho detto prima, tutto alla fine deve diventare liturgia, deve diventare appunto rendimento di grazia, no? Quindi tutto deve diventare opus, e anche la persona. E tu lo fai tramite il labor, quindi la dimensione concreta, manuale, ma anche tramite appunto l'as, che ha a che fare con l'aspetto artistico. Tramite il labor io modifico un oggetto, modifico il mondo attorno a me, con l'ars e con l'opus io modifico anche me stesso, divento un essere migliore. Ecco. Creare un mondo migliore va a pari con appunto l'essere delle persone migliori. Nelle aziende attuali attualmente va molto di moda, no? Dopo la pandemia e dopo la guerra, eccetera. C'è questo ritornello, rimettere le persone al centro. Credo che chi lavora in azienda l'ha sentito tante volte, e a me piace dire, ok, è vero che dobbiamo rimettere la persona al centro, ma forse abbiamo bisogno anche di persone centrate ancora prima, perché se io sono scentrato attorno a me possono organizzare il miglior ambiente lavorativo, i migliori orari, la flessibilità, il miglior stipendio, ma se io non sono centrato non funziona. E la dimensione di senso credo sia uno strumento molto importante che noi abbiamo per avere la nostra centratura. Ecco. Prenderci cura anche di queste cose, non è così diciamo fuori dal mondo, fuori da ogni logica. E chiudo, e poi altre cose ve le posso dire anche dopo, ma durante il dibattito. Qual è il segno che stiamo camminando bene su questa strada? E Benedetto all'inizio della sua regola c'è il prologo, che è una sorta di introduzione, e lo conclude così, dicendo: i monaci, progredendo nella vita di fede, con cuore dilatato, nell'inesprimibile dolcezza dell'amore, corrono per la via dei comandamenti del Signore. A me piace molto questa espressione, con cuore dilatato, che dal punto di vista medico non va bene, okay? Si tratta di una grossa malattia, mi hanno detto i medici, che porta alla morte, va benissimo, ma a livello spirituale invece è molto importante. Sapete che per il cuore nella tradizione biblica è la sede più profonda della persona, dove lì troviamo non solo la dimensione emotiva o sentimentale, ma anche proprio la libertà, la volontà. Ecco, se noi siamo uomini e donne che nel fare quello che facciamo ogni giorno sentiamo che il nostro cuore si dilata, si apre, abbiamo un respiro un po' più profondo, gli orizzonti un po' più vasti, allora vuol dire che stiamo camminando bene. Se sentiamo che invece si sta stringendo un po' gli orizzonti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Il più grande peccato della Bibbia, sapete qual è? Non ha nulla a che vedere con la sessualità o con rubare, così, ma è l'idolatria, l'idolo. E l'idolo cos'è? È appunto prendere qualcosa di infinito come Dio e rinchiuderlo dentro degli schemi fissi, che possono essere una statua oppure un modello, una mentalità, dei concetti, un modello organizzativo. La spiritualità è esattamente il contrario, questa eudaimonia è prendere qualcosa di finito, come siamo noi, e cercare di metterci, ecco, un po' di eternità, un po' di infinito. Ecco, io l'augurio che vi faccio, in qualunque situazione voi siate, è riuscire ogni tanto a buttare dentro questa scintilla, ecco, della vostra vita, affinché voi si respiri sempre in maniera un po' più profonda. Grazie della vostra attenzione, adesso se volete qualche domanda, qualche critica, qualcosa, tanto bevo.